del Verona Pride, eccoli qui! Forse ti do in mano il microfono perché so che devi dire due cose e ci teniamo tutti a sentire. Buonasera Milord! Ci avete fatto fare un ingresso davvero veline questa sera. Allora, buonasera, io rappresento insieme ad Alex Cremonesi il comitato Verona Pride, ovvero gli organizzatori di quello che accadrà qui a Verona il 6 di giugno, sabato prossimo. Ci abbiamo messo un anno a organizzare tutto questo e siamo riusciti a portare tra gli altri il Vanaspagna, che sarà con noi quella sera, e ci disse esibirà, che sarà la nostra madrina. Ma no, ma quello che non devo occupare, anche perché ci sarà anche Cristian Saldino, ci sarà Mr. Mad DJ, ci saranno ovviamente Felicia Deliria e Violetta, Pink Logan, ma soprattutto ci sarà Stuart Mead, consigliere dei diritti civili di Barack Obama, che verrà apposta per noi, quindi un applauso a Stuart Mead, di tutti anche lì. Tutto questo accadrà subito dopo la fine del corteo, quindi siete invitati ufficialmente al Verona Pride Party, l'unico party ufficiale che si svolgerà ai bastioni davanti alla stazione Porta Nuova a ingresso libero, quindi sarà un evento non profit e noi non calcoleremo donazioni, ma l'ingresso è libero fino a tarda notte, fino alla prima data. L'ultima aggiunta è Caterina dei Power Friends, che sarà con noi, per chi non la conoscesse, pompone le casse, stile, bellissima. Lei che lo vuole, Dolce Gabbana. Ora, un'ultima cosa, io so che Felicia è arrabbiata con me da qualche mese, allora, siccome Ivana ci ha regalato la sua sigla, che è appunto Baby Don't Go, la sigla ufficiale del Verona Pride, nel cui video ci sono tre drag queen, l'altro giorno chiamato Ivana e mi ha detto, ma qui a Verona ci sono tre drag queen, diciamo, piuttosto popolari, insomma, così. Le vuoi sul palco con te? Ivana ha detto sì, quindi... Le coriste ufficiali di Vanaspagna! Ci vediamo il 6 giugno, grazie mille soprattutto! Da parte della Presidente, Annetta Di Martino, un grazie a tutti voi, perché anche grazie ai contributi del Milord, soprattutto ai vostri, al guardaroba e a tutte le donazioni che avete dato e speriamo darete anche questa sera al banchetto in fondo a sinistra, grazie a tutti voi che siamo riusciti a portare il Pride a Verona dopo 14 anni e soprattutto Stuart Mead, cioè una persona simbolo a livello mondiale che tra l'altro avrà un messaggio da parte di un importantissimo leader americano per noi. Più di questo, ragazzi, non so, 2016 prima sarà meglio, non si può fare di più. Grazie a tutti, buona serata! E ci vediamo insieme, grazie Alex e grazie Fox. E allora noi vediamo il centro del palco perché velocemente presentiamo dietro. Perché si sono vestiti così stasera? Adesso vi spieghiamo perché.